Ciao a tutti e benvenuti qui su Rayman Legends. Noi siamo Game Sailors, come al solito, e ora affronteremo il terzo livello del primo mondo. Si chiama La Foresta Incantata ed è uno stage non particolarmente complesso, essendo anche uno dei primi, e piuttosto divertente, ha parecchie cose, parecchie parti mobili dello scenario, avete visto, ci sono dei tronchi che si muovono, insomma, c'è parecchio da vedere. Allora, tanto vabbè, questi funghi che fanno le puzzette, li abbiamo distrutti. Qui invece dovevamo fare un salto un po' più calibrato per raccogliere tutti i loom che c'erano là in cima. Wow, qui abbiamo scoperto una stanza segreta correndo quasi contro la gravità. E troviamo qui la regina. Anche in questo caso ricordatevi i simboli sui quali dovrete saltare per attivare le piattaforme di legno e non quelle con gli spunzoni. Abbastanza semplice, qua due calci all'aria a vuoto, ma la regina l'abbiamo tratta in salvo. Opla, ci becchiamo il suo bacino e il suo cuoricino. E avevamo già che, e quindi i cuoricini che raccogliete quando ne avete già uno si trasformano in altri loom, quindi facilitano ancora di più la raccolta dei trofei più preziosi. È buffissimo vedere questi personaggi che sbattacchiano e che si muovono, cercano di picchiare questi teens. O a volte dei loom, a seconda di quello che capita. Qui c'è un po' di... Ok, una bella pedata contro quella gabbia. Qui andiamo a prendere una monetina. Il fungo, diciamo, flatulento. Qui attenzione a non rimanere schiacciati. E poi un'altra capocciata giù per far saltare fuori questa sorta di gigantesca cipolla. Ecco, qui ci è andata male. Ripartiamo. Come vedete, i checkpoint sono anche abbastanza vicini. Non si diventa mai pazzi per un punto troppo difficile. Ok, altro fungo che emette i rumorini. Qui vediamo se riusciamo. Ok, abbiamo raccolto quello. Passando qua sotto questi passaggi abbastanza pericolosi, in quanto anche se avete il cuoricino, se rimanete schiacciati lì sotto, non ce n'è per nessuno. Qua vedete che sbattacchia un teens. È andato di rimbalzo contro l'altro. Qui un altro teens. Olè, ne abbiamo salvati due in fila. Qui ce n'è un terzo. E lì c'è addirittura una moneta. Quindi dondolandoci un po' su queste liane, quasi sempre noi tendiamo a tenere premuto il tasto della corsa, in quanto il tasto della corsa è utile anche per avere maggiore slancio durante i... Opla, questo è un po' grosso. Vediamo di non combinare pasticci. Boom, ale. Bastava colpirlo prima che sbattesse a terra. Qui abbiamo intravisto po poco fa il livello finale. Il livello finale è la porta di fine stage. Qui abbiamo combinato un po' di pasticci con i loom da raccogliere. Avremmo fatto una bella sequenza, ma pazienza. Raccogliamo però il re dei teens, che anche lui ci dà un bacino, un cuoricino, che si autotrasforma nei loom. Ora siamo a 595 loom. Solitamente a 600 otteniamo la... Eccoci qua, arrivati a 600. A 600, dicevamo, otteniamo la medaglia d'oro. E lì sotto però ricordatevi che c'era ancora un teens, l'ultimo. Quindi prima di entrare fatevi questi due giretti per recuperare il re e quel teens nascosto. Qui nuovamente si sale, 150 ci viene dato la coppa di bronzo, a 300 ci viene data la coppa d'argento, 450 il biglietto per tentare la fortuna e a 600 quella d'oro. Ricordatevi che arrivati a quella d'oro non avete realmente completato il livello, ci saranno poi delle sorprese in seguito, quindi occhio.
Non pensate di avercela fatta così facilmente. Eccoli lì, i teens che si aggiungono al nostro contatore. Le coppe arrivano e noi vi diamo appuntamento a tra poco con il primo livello speciale.